Ciao bambini, vi stavo proprio aspettando. Anche Leone vi aspettava, perché abbiamo scelto una bellissima storia da raccontarvi stasera, che si intitola Rino e Ronte. I rinoceronti, Rino e Ronte, erano due fratelli, ma erano molto litigiosi e discutevano sempre con qualsiasi cosa. E quando giocavano, spesso finivano per prendersi a cornate. Un giorno, mentre si sfidavano in una corsa, Rino inciampò, ma senza farlo apposta, pestò una zampa a Ronte. Aia! Oh, scusa, disse Rino, ma non bastò. No, no, scuse rifiutate, rispose Ronte con rabbia. Beh, vabbè, sentiamo. E che cosa mi fai? Lo sfidò Rino. Ti mordo un orecchio, esclamò Ronte. Gne, non mi fai paura, lo schermì Rino. Va bene, allora ti faccio vedere io, rispose Ronte. E le loro corna si incrociarono. Ma durante la lotta, Rino precipitò in una buca. Aiuto! Aiutami! Gridò. Ronte si avvicinò all'orlo e capì che suo fratello non era finito in una buca qualsiasi, ma in una trappola di un cacciatore. Sono qui, non ti lascio solo, lo rassicurò Ronte, ma in quel momento con terrore sentì i passi del cacciatore che arrivava per controllare se aveva catturato qualcosa. Quello sì che era un pericolo vero, quello sì che faceva paura. Proprio in quel momento Ronte notò un grosso legno. Ecco, quello fa proprio per me, pensò. Trascinò il ramo fino alla buca, lo trattenne per un'estremità e porse l'altra a Rino. Presto, aggrappati, gli urlò. Poi tirò con tutte le sue forze. Ronte, sentendo dietro di sé il cacciatore, triplicò le sue fatiche e con un ultimo sforzo fece risalire Rino. I due fuggirono, lasciando il cacciatore a mani vuote. Oggi ho capito che è importante andare d'accordo, disse Ronte, e che è sciocco litigare sempre, concluse Rino. E da quel giorno giocarono sempre da bravi fratelli. La storia è finita, da cui impariamo che non si deve litigare, ma anzi, se andiamo d'accordo è ancora meglio. Lo dico io e lo dice anche il vostro leone. Adesso vi salutiamo perché andiamo a nanna. Quindi a nanna anche voi. Alla prossima!